arriviamo a Beda Egl, dove abbiamo visitato anche la terza delle tre ferrovie metriche con tanta cremagliera che a Egl partono dalla piazza della stazione. A Egl poi eravamo saliti su questo interregio, lo Zandbrig, trainato dai soliti 6100 kW di una Lok 2000 carrozzata Pininfarina. Anche dal piazzale antistante la stazione di B parte una splendida ferrovia metrica di 17 km. Ecco la sigla BVB, la B Villars-Bretagne. A cremagliera Abt, nel tratto di 7,3 km, fa Villars e Bretagne. La linea fu aperta al traffico fra il 1898 e il 1913, alimentata a 650 volt corrente continua. All'inizio furono due società a gestire le tratte B Villars e Villars-Bretagne, società che si fusero insieme nel 1943. Dal 1999 la linea fa parte dei Transports Publics du Chablais. Dal piccolo deposito a cielo aperto raggiungiamo la fermata vera e propria davanti alla stazione. Ehi, che questo sia un italico rotabile in trasferta nella ordinata terra elvetica? Questo bus sui binari della metrica mi insospettisce un cincinino, ecco. Ma sediamoci a fare il punto al bar della stazione per un elvetico espresso. Intendo un... Da un lato le federali, dall'altro il semplice binarietto capolinea e questo incombente bus col muso puntato dritto verso la tratta tranviaria cittadina. Ebbene sì, una breve tratta cittadina è chiusa qualche giorno solo perché riasfaltano le strade. Osserviamo il transito di un ETR 610 da bordo del famigerato bus. E questo poco ferroviario mezzo ci porterà al deposito officine della ferrovia al limitare opposto di B. Chi ha cacciato i vanagrafi di Santa Paola? Non so. Ah, sì, per economizzare le pneu. Yes. Ah, parce che Rocco è venuto. Non vuole che ci sia. Che è l'ora a fare B, Canton Vaud. Distretto di Egl è un borgo di 6.000 anime, posto a 420 metri d'altezza. Oggi non la visiteremo, ma a B c'è una famosa miniera di sale, già conosciuta nel XV secolo. Un trenino Decoville in 7 minuti percorre 1.500 metri nella galleria Bouillet, fra 50 km di un dedalo impressionante di gallerie. Et là, les deux trains arrivent au même temps. Ouais, alors, je sais pas comment on avait fait la dernière fois, on est passé devant là, tout le monde. Mm-hmm. Là, je sais pas si on arrive à... Non
Attraversando B, le fermate sarebbero state al chilometro 06 a Lahuaz, al chilometro 1,3 a Place du Marché, al chilometro 1,9 a Pont-Neuf e al chilometro 2,4 a Foyer Dent du Midi. Il bus ci porta direttamente a Bevieux, sede di deposito e officine, al chilometro 3,2 della linea. Il bus ora ha invertito la marcia e si porterà vicino al convoglio in attesa. La cartina mostra la linea che percorreremo e il groviglio delle altre linee metriche a cremagliera attorno a Aigle e B. Il percorso vero e proprio di oggi. Ed ora saliamo sulla doppia BEH 4 su 8 numero 91, battezzata Breitai, costruzione Bombardier Stadler, anno 2000. Inizia una tratta cremagliera al 200 per 1000. Nostro trenino a cremagliera in una quarantina di minuti dalla piana del Rodano a 420 metri di altitudine raggiunge il cuore del comprensorio sciistico di Villar, circa 1300 metri, e poi di Breitai, oltre 1800 metri. Sempre comune di B.
vagoncini portaci sempre pronti all'uso. Grion, sempre distretto di Aigle, solo 1100 anime a 1100 metri d'altezza, ma ben tre stazioni. Inutile puntualizzare quanto adoro vedere deviatoi e binari d'incrocio in mezzo a urbane strade. Ouais. Il y a Rion. Ah, t'as bien fait.
Una delle ben 21 frazioni di Olon. Prochain arrêt est là, terminus, correspondance au procès. Attendez. A Villars, dove in stazione fervono lavori di ammodernamento, cambieremo anche convoglio. Eccolo il nuovo convoglio. Lasciamo la nostra 91 e ci presentiamo i nuovi macchinisti. La Lombardia, c'è la Lombardia. La Lombardia, c'è très joli, déjà. La Coliseo. La Coliseo. Allora, avec. Battezzata Villars, questa 4 su 4 è del 1964, costruzione Oerlikon SIG. Fantastique. Alors, arrêt au golf. Allez. Au moins. Au moins. Non, le son, on ramasse. Juste ce qui est parfait, il y a deux trois sacs de machin, mais c'est pas. Parce que c'est les sacs à pain que les bouteilles, là, mais il n'y avait plus de caisse, ça aussi. Ouais, puis il pleut, ouais. Je fais chaque fois pareil. Ça, elle a dit, oh, je mets des caisses plastiques, non, elles ne reviennent pas. Les derniers qui ont plus les caisses. La basilique. Quand je reviens de Corse, je vais à Livourne, et après Livourne, je passe pas à Livourne-Gênes par l'autoroute, j'aime pas. Je passe à l'intérieur, mais j'ai fait tout le tour. C'est toujours comme ça. La vieille ville, vraiment, c'est magnifique, c'est une très belle ville. Mais je savais pas qu'il y avait un train dans la région. Alors ah, d'accord. Alors, allez, alors il y a rien à rejoindre. Ah non. Allez. Ah, c'est très panoramique, hein, la voiture. Ah ouais, c'est joli, ça. Allez, regarde. Ah. Avanti. Notecina. Tecnicamente sul pianale davanti a noi un récipient pour la poubelle. Un contenitore per la monnezza, ecco. Una piccola parte. Gabriele, l'amico caro che oggi mi accompagna.
on est connu jusqu'au Japon. Ouais, on va à droite, enfin c'est poubelle. Ouais. Mais il n'y a pas. Ouais, ouais. C'est bon. Là, tu n'as pas les clients. Non. Alors, Mégo, je vais chercher le Mégo, le cadre. J'ai de leurs deux sacs de cartes. Tu leur dis qu'on s'arrête, mais plus haut, hein, pour qu'ils paniquent. On s'arrête un peu plus haut, mais on s'arrête. C'est pas très haut, c'est 3000. Ecco cosa intendevo personale, simpaticissimo è tutto fare senza le italiche recriminazioni, a prescindere e sempre. Facciamo tutto. Facciamo tutto. Perfetto. Dimostrazione pratica sul campo, anzi sul pianale. Il lavoro non rode. On fait du sport. On fait du sport. Et après, on fait aussi la mécanique. Hein. Toi, attends, un nettoyage, un entretien. On fait tout. Siamo accanto all'invitante e immenso campo da golf panoramico in attività dal 1922. 18 buche a 1600 metri d'altezza con vista sul Mont Blanc. Yes. Got it. Yeah.
ils se perdent. Mais ils se regardent. Il y a un quai de chargement. Là à gauche, c'est pas mal la vue. Là. A Fondovalle si intravede Villa, dove abbiamo cambiato treno. Ah, Bouquetin, nome francese della capra ibex, cioè dello stambecco in italiano. Dal Col de Bretail, da qui un'infinità di sentieri portano i magnifici e celebri Dents du Midi all'imponente Grand Mouveron, all'Alpe di Ansex, alle piramidi di gesso del Col de la Croix, con, mi dicono, mucche marmotte e camosci compagni di gita. Questa 52 è una carrozza del 1953 ricostruita nel 99 e questa è del 54 ricostruita nel 97 come carrozza pilota. Commento di prima mano del macchinista su questi mezzi. Poi questa è veramente speciale come macchina. Oh, il Tienado fabbriché come sa. L'Oricone SIG. Stadler, c'è bon. Il problema è che noi abbiamo acheté di macchine chez Bombardier, che ha fatto la meccanica Stadler e il chaudron. Oh, Bombardier, e ben. C'est pas. Il y a mieux. Qualité, il y a mieux. Fiabilité. Une cabane militaire.
cabana militare, cioè un rifugio militare. Lo vediamo in una vecchia cartolina. Viaggetto di ritorno osserverò come auspicabile quasi religioso silenzio. All'orecchio.
descendez? Oui. On va partir. Ecco la 92 pronta. Delle due anziane del 1948 e anno 1915 l'unica funzionante e la XE 4 su 4 numero 1501 anno 1941 15 tonnellate 148 kW usata in linea con un Vomere Spartinero.
con cui eravamo saliti. Allora, Bonn, ti tra tutto a l'ora o pas? Lasciamolo al 92 ed ora giusto due riprese simboliche dello spostamento in bus dal deposito appunto di Bévieux al capolinea davanti alla stazione delle federali di B. L'inizio del tratto urbano interrotto per i lavori di asfaltatura delle strade. E via col bus. Prenderemo il primo interregio per Brig. È dal 1964 che queste RE4x4 corrono sui binari coi loro molti per l'epoca 4700 kg. Da
Saint-Maurice, borgo famoso per l'abbazia sulla via del Gran San Bernardo, si stacca la linea anno 1857 per Bouveret sul lago di Losanna, dove c'è il favoloso Swiss Vapeur Park, 17.000 metri quadrati di piccoli treni in miniatura. Delle 40 AM841 Alstom costruite a Valencia, Spagna, massa 72 tonnellate, diesel elettriche da 920 kW, anno 1994. Corriamo sulla linea S1, la Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle, Martigny, Sion, Visp, Brigo, e voilà. Si intravede il capolinea della Martigny-Châtelard-Saint-Gervais e sul lato opposto della stazione il capolinea della Martigny-Orsières. Sembra un'agonia. TEM, ovvero trattore elettrico con pantografo e motore diesel, bimodale.
inquadratura errata. Ciao. Officina della MGB Matterhorn Gotthard-Bahn, che era il gruppo, la ex BVZ Brig Wisp Zermatt e la FO Furka Oberer. Attesa della ETR 610 come Eurocity 59 Basel Milano. Piccole ferrovie qua ancora attendono.